terza edizione della Bella Estate a Villa Maria e Mestieri del Cinema. Siamo qui con Gabriella Pescucci, grazie tanto di aver accolto il nostro invito. Di niente, è stato un piacere perché non conoscevo questa villa che ha un giardino bellissimo e spero che rimanga tale. Assolutamente. Perché il mondo ha bisogno di verde. La nostra realtà di biblioteca è proprio questa, è un connubio fra i libri, i film e l'aria, insomma il verde, quindi è la nostra caratteristica, tant'è che amiamo ogni anno fare questa rassegna e quest'anno partire con lei per noi è veramente un grande onore. Per spiegare il suo lavoro in tre parole, qual è il suo mestiere del cinema? Io mi occupo di costume, ovvero tutto quello che un attore ha addosso. Ho sempre pensato che per un attore entrare nel vestito, costume o anche abito contemporaneo, è un po' lentamente entrare nel personaggio ed è quella la cosa più difficile, perché poi l'attore la vede in un modo, la regia in un altro e magari io in un altro, allora è continuamente una mediazione, però è un mestiere molto bello. Faticoso, però molto bello e mi piace ancora tanto farlo. Uno dei film che ha amato più o che ha amato di più fare? Guarda, uno dei film che più ho amato in assoluto c'era Una volta in America. E ogni volta che lo rivedo mi commuovo per la bellezza di quel film. La perfezione proprio. Il sentimento, la crudeltà, c'è tutto dentro. E invece il film che ha più amato, non come film, ma come lavoro nel backstage, quindi con gli attori, con il regista, quindi il momento più affettuoso, più ma emotivo. Quelli sono tanti. Io ultimamente poi ho fatto anche delle serie televisive che vanno tanto di moda e ho amato molto fare i Borgia di Neil Jordan, Penny Dreadful, e adesso sto facendo una serie molto interessante su Livia Drusilla, che è la moglie di Augusto, il primo imperatore di Roma. Quindi ogni volta un lavoro incredibile di ricerca. Sai, il bello del mio lavoro è quello. La prima cosa è proprio fare una ricerca storica di cosa accadeva non solo nel paese dove si svolge la storia, ma anche nei paesi intorno. E poi da lì mediare. E da lì mediare. Le influenze, le cose, le influenze anche sul gusto, no? Beh, io direi che intanto grazie, poi ora... Grazie a voi. Diamo via questo incontro che vede Emanuele Gamba, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno, come conduttore. Scopriremo che domande mi farà grazie a nome del Comune di Livorno, della Biblioteca La Permanente. Ma grazie a voi di avermi invitato. Grazie.